Amici di Calciopasso, buongiorno dal traffico romano, famo un passo ogni mezz'ora. Anzi, oh, aspetta, che mo se c'è stato un incidente, mortacci vostra. Comunque, parliamo dell'affare Dzeko e Manolas, sembra che si sia sbloccata un po' la situazione, hanno trovato forse il giusto compromesso, poi il tempo ci dirà se questo compromesso è stato giusto a favore della Roma o delle squadre che hanno acquisito i calciatori. Dzeko Inter per 10 milioni più il cartellino del giovane Edoardo Vergane, che è un classe 2001, un centravanti molto fisico ma anche molto tecnico. Se, chiaramente se è una scommessa, farà una riuscita a modello Zaniolo, allora parliamo di un affare che ha fatto la Roma. Per quanto riguarda invece Kostas Manolas, lì la situazione è un po' più... Guarda, secondo me fa più un affare la Roma con Dzeko Vergane piuttosto che con Diawara Manolas, perché praticamente il Napoli pagherà la clausola rescissoria, però in pratica c'è un accordo che la Roma poi si deve comprare Diawara a una cifra che si aggira intorno ai 18-20. Sinceramente in questo momento l'affare lo fa soltanto il Napoli, perché Diawara è un giocatore talentuoso, per carità, un centrocampista di grande fisicità e di grande tecnica, ma devo dire, per quelle che sono state le ultime due stagioni, di cui tra l'altro con allenatori diversi, perché sai, se poteva dire magari Sarri non lo vede e quant'altro, anche se secondo me Sarri poi l'ha fatto giocare anche di più rispetto ad Ancelotti, se non vado errato, ma comunque parliamo di un giocatore poco costante che non è riuscito ad affermarsi. Non lo so, per la Roma, diciamo, Diawara non esclude Veretout, avremo magari un centrocampo un po' più tecnico rispetto al recente passato, staremo a vedere come evolveranno le situazioni. Per il momento si sono incanalate verso questa condizione qua, che unito anche alla partenza probabile a questo punto di El Shaarawy, anche se poi ho letto che la Roma vorrebbe spillare, ma giustamente cazzo direi io, qualche soldino in più a sti cinesi, per cui faremo le cessioni che dobbiamo fare entro il 30 giugno e poi si spera che si inizi a comprare pure noi qualcuno. Un saluto, è sempre Calciopaccio.